Palinsesto 2025, libreria Le Torri, di Tor Bella Monaca. Filippo Maria Mazzara e Gabriele Clemente sono gli autori, uno per la parte testuale, l'altro per i disegni, del libro appena uscito, uscito nel luglio del 2024 per l'editore Cornacchione, dal titolo Electric Hand. Credo che sia la storia di un pugile. Sì, è la storia ambientata a Roma, in una periferia romana negli anni 90. Il protagonista è un ragazzo di 18 anni, Manolo, che attraverso lo sport cerca di emergere dal degrado, dalla situazione familiare un po' particolare. E, però lui, oltre al coraggio, non ha nient'altro per lo sport, perché poi comunque disciplina, tecnica sono altri elementi essenziali. Mentre lui invece ha soltanto il coraggio, magari che si è formato sulla strada, però è un ragazzo ribelle e quindi non riesce ad emergere. E attraverso anche un superpotere non riesce, nonostante tutto questo aiuto che viene dal cielo, a poter usufruirne, e quindi utilizzerà tali poteri per scopi personali, però anche per combattere criminalità e delinquenza. Quindi lo sport salvifico, in particolare pugilato. Sì, in questo caso lo sport rappresenta quella voglia di emergere, perché in questa periferia che è quasi vuota c'è una possibilità per i ragazzi di emergere, che è questa palestra, che è gestita da un ex pugile che ha avuto una storia, cioè si capisce che in passato ha avuto dei altri successi sportivi, però si ritrova in questa palestra che praticamente non riesce però a questo ragazzo a dargli questa possibilità di uscire. Questa periferia ha un nome oppure... No, è generico. È una periferia diciamo tipica che può essere anche in comune con altre città, non per forza Roma. Quindi è soltanto il dialetto che caratterizza la città. Manolo è di pura invenzione, quindi? Sì, il personaggio è di pura invenzione, assolutamente. Poi magari gli atteggiamenti che può avere un ragazzo degli anni 90 possono essere quelli stereotipi, il motorino, i videogiochi, mamma la scuola, quindi ecco. Filippo, tu quanti anni hai? Io ne ho 38. Ne hai 38, quindi puoi giustamente parlare di ragazzi, perché ti sei un po' allontanato dall'adolescenza anche purtroppo. Tu. Purtroppo. Abbiamo detto che Filippo Maria Mazzara è l'autore dei testi, l'altro autore, l'autore dei disegni, altrettanto importante. Assolutamente. Essendo un libro di fumetti, quindi non semplicemente illustrato, ma proprio un fumetto, è Gabriele Clemente. E come hai conosciuto Gabriele? Perché credo che prima nasca il testo e poi viene il fumetto, no? Come diciamo dal punto di vista cronografico, no? Cronologico. Ecco, come hai conosciuto Clemente e perché hai affidato a lui la rappresentazione grafica del tuo lavoro? No, noi principalmente siamo amici che abbiamo interessi in comune, come anche il fumetto. Io ho fatto scuola di cinema, quindi amo scrivere storie, sceneggiature, e quindi avevo scritto una specie di soggetto su Electric Hand che lo volevo destinare magari alle case di produzione. Poi, incontrando lui, sapendo che magari disegnava bene, che era un bravo disegnatore, gli ho parlato della storia, credo e spero che gli sia piaciuta, e quindi è nata questa collaborazione e lui è riuscito a mettere su carta le mie sensazioni che volevo apparissero sul graphic novel. Gabriele, Manolo, questo pugile, tu hai avuto l'arduo compito di doverlo disegnare, tu a chi ti sei ispirato? In realtà non una persona in particolare per il protagonista, no. Per gli altri personaggi sì, qualche attore del passato, per il protagonista no, sono rimasto sul generico, una capigliatura tipica di quegli anni, rasate ai lati, capelli un po' a spazzola. C'è una tecnica particolare che utilizzi per i tuoi disegni? Questo l'ho disegnato su carta e inchiostrato su carta, e ho usato il tratteggio per creare i chiaroscuri, un tratteggio sporco per renderlo più un prodotto di strada, diciamo, underground, non troppo pulito, non troppo estetico. E i caratteri li hai anche scritti tu, li hai disegnati tu i caratteri, oppure dal come sono fatti col computer? No, i caratteri ci ha pensato Filippo. Ah, i caratteri quindi sono i tuoi. Sì, ecco. Siccome lei ha chiesto il personaggio a chi si fosse ispirato, io gli avevo dato delle mie foto di quando avevo questa età, che più o meno portavo questo look. Poi non so se se ne l'abbia utilizzate, perché più o meno anch'io a questa età di Manolo avevo questo look. Sì, non avevo infatti motorini, però manco biciclette. Eccolo qui, mi sembra che è ben rappresentato Filippo da quell'immagine. Quello però, sì, è il fratello
maggiore, con i capelli lunghi, come adesso. Manolo invece è come quando era più piccolo, più giovane. Quindi Manolo, il più piccolo, è questo ragazzo che piange, sì. Ecco. Mentre invece il suo fratello maggiore è praticamente è Filippo. Sta piangendo in questo caso la morte appunto del fratello, che poi nella storia ci avrà un'importanza relativa, perché comunque questo ragazzo, anche la figura del fratello è stata molto importante per la costruzione della sua carriera pugilistica, perché anche il fratello sognava di un altro sport, però poi il sogno è stato interrotto per la prematura morte. Allora, a noi non resta che ringraziare Filippo Maria Mazzara e Gabriele Clemente, e anche l'editore, ovviamente Cornacchione Editore, al quale facciamo anche tanti auguri di un meritato successo per questo libro.